comincio a presentare la band per questa prima al Cotton Club. Gianluca Perasole alla batteria, alle percussioni abbiamo una new entry, assolutamente la prima volta che viene qua, si chiama Edoardo Piloto, e alle percussioni. Al contrabbasso abbiamo, diciamo, lui viene qua e porta sempre i suoi progetti. Pensate che c'ha un progetto che si chiama Gli Aristogattoni ed è veramente incredibile, perché lo swing che hanno dentro è una cosa di... bisogna soltanto vederli e ascoltarli per capire. Renato Gattone al contrabbasso. Quest'anno qua al Cotton Club solo sold out, con Renato abbiamo fatto veramente, c'era una cosa impressionante. E al pianoforte abbiamo un signore che voi sentite sempre su Radio 2 dire un sacco di cose serie, il grandissimo maestro Stefano Scattocci. E dopo, alla voce, apriamo un personaggio che dice che così si nasce, quindi lo chiamano Daniele Si Nasce. A dopo. Thank you.
va avanti da sé, con le regine e i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi, una alla volta, si scende anche noi. Sotto a chi tocca il doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non è età. La tua poesia, tu che stringevi la tua mano nella mia. Bella la vita che se ne va, è un po' mignotta e va con tutti, sì, però, vero, però, proprio sul meglio ha detto no. Prende la via, facce truccate di malinconia, tempo per piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non è età, i nostri sogni, la fantasia, tu che stringevi la tua mano nella mia. Bella la vita, dicevi tu, e sei imbrogliato da sotto, proprio tu, con le regine, con i suoi te, il carrozzone va avanti da sé. Alla garbatella, tanto per capirci, o poi non è importante, la garbatella o Pietralata o Torbella o qualunque zona, ma c'era una zona molto confortevole dove paradossalmente eravamo protetti, anche se non avevamo gli occhi
puntati dei nostri genitori, soprattutto delle nostre mamme. Era su quei marciapiedi che ci raccontava la zumba. Non riesco a fare un zumba. Marciapiedi stanchi, la pioggia spazza, la polvere, ricordi bagnati di città, passi frettolosi d'una vita via vai, chi trascina il tempo, clienti attesi. Vita che passando sporca un po' le dita, lungo i marciapiedi il vento porta via l'ultima occasione o la tua prima compagnia. A camminare, scopri il sesso dietro un muro o sulle scale, è peccato o lo confondi, se sia giusto amare o no, ti domani, lì la vera scuola che ti segna sulla pelle quello che non si insegna, la palestra della vita sta inventando giorni nuovi, una sfida. È bello incontrarti ancora qui. Poliziotti e preti, fra fiori e oscenità, occhi aperti, fra me e cieli, prima mai scoperti, mo scandalizzati dei marciapiedi. Thank you.
che i testi bellissimi di un grandissimo autore, cantautore, dal nome di Renato Zero, al quale io farei un grande. Questo non è grande, questo è il meglio. Ecco, che ha scritto delle cose che l'ha scritto lui, che l'ha scritto qualcuno insieme a lui, ci ha lasciato e ci lascerà delle enormi dispense da poter coltivare, da poter andare a consultare quando siamo troppo allegri o troppo tristi o troppo qualcosa. Sono dei testi che sono di una bellezza che non devo dirvelo io, ma avevamo bisogno di un vettore, di una imbarcazione più universale del pop italiano, che in Italia è padrone, ma all'estero, in Argentina, come in Russia o come in Spagna o in Brasile, ha un pochino di problemi di comunicazione ad arrivare questa poesia. Ci siamo prefissati lo scopo di portarla nelle case di ogni dove, perché canzoni come Marciapiedi, come Migliori Anni, come Il Cielo non debbano essere un patrimonio solo italiano. L'amore è per l'amore, se non è caro.
conoscerà. Se è vero che ero un ribelle, se ci credevo un po' a questo sporco tuo ricatto, io non mi piegherò, non mi piegherò. Gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. Morire non è da te, morire va bene ma non per te. Ti lascerò alla tua poesia di crederti mia. Thank you.
non soltanto nel bisogno, cercami con la volontà e l'impegno, reinventami. Thank you.
mezza da sola te, spiaggia già vissuto, amante poi perdo te. Fino a che non scontare, quanti segreti che appartengono. I corpi abbandonati, di atti derubati, mentre la pelle brucia, un'altra vera va, fino a che non scompare, quanti segreti che appartengono. Yeah.
qualcuno pure l'accompagna. Allora, piccola variazione di programma, concediamo questi due immensi maestri, Gianluca Perasola la batteria, Noto Barbieta le percussioni al flauto, immensi. Questo non è un applauso, è di più un applauso. Ho una responsabilità non indifferente, ho questa grande incombenza, questa grande responsabilità, ma anche questa grossa soddisfazione di poter, dopo questa canzone, e quando vi dirò il titolo capirete anche il perché, messa per la prima volta in scaletta proprio questa sera, che loro sono venuti a trovarci, che presiedono il nostro progetto, il CUAM, al quale io indirizzerei un grandissimo applauso. Questo non è un applauso. Ai quali io vi prego, prima di andare via, di lasciare anche fosse solo una moneta, perché è inutile che io vi stia dicendo quanto sia importante anche la singola goccia nell'oceano, hanno bisogno di qualunque tipo di risorsa, anche 20 centesimi, un euro sono comunque meglio di nulla, e passando per l'uscita vi sono grato dal profondo del cuore se voi lasciaste qualcosa a questi ragazzi che non tengono ovviamente per loro i soldi, ma che li portano a delle persone che hanno ben più bisogno di noi, che ne hanno veramente bisogno, ai quali io indirizzerei veramente un grosso applauso, perché ancora oggi sono incredulo per la loro volontà di andare in giro per il mondo e a distruggersi l'anima per quello che vedono, per quello che sentono, per quello che osservano, ma sono certo che portano a casa un grande bagaglio. Non si fanno più miracoli,
adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole. Quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le ali nere. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. L'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare. Dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male. Curarti le ferite poi, qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi, silenzi. E poi, silenzi. Nei giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità. C'è rispetto, grande pulizia, è quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti, e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti. Non arrenderti nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua. Solo acciacchi, piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego, non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negargli un po' del tuo cuore. Stelle che ora tacciono a quel cielo, gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi inabili che pur avendo volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore la domenica. Thank you.
maestro Stefano Scartocci al pianoforte. Bravo! Ed era, credo, l'invito migliore per chiamare questi ragazzi su questo palco. Vorrei venissero qui qualcuno dei vostri rappresentanti. Prego, il palco è vostro. Ringraziamo il Cotton Club per averci ospitato. Chi siamo? Avete sentito nominare... oddio, io sono basta, non arriva da niente, non ce la faccio. Allora, avete sentito QAM? Che cos'è QAM? C'è una cosa un po' blues, magari così è. Perché, siamo medici. Fondamentalmente siamo medici e aspiranti medici, gran parte di noi. Che cos'è il QAM? Il QAM è un'abbreviazione per il Collegio Universitario Medici Missionari, cioè medici che vanno in missione inizialmente anche in Asia e poi si sono focalizzati sull'Africa. Siamo un'organizzazione non governativa che ha una caratteristica principale, magari poco conosciuta rispetto a altre grandi come Medici Senza Frontiere, Emergency e altre, ma perché noi amiamo dire che siamo più bravi a fare le cose che a fare pubblicità. Nel senso che la caratteristica del QAM, che è partito da Padova, poi Camillo vi dirà qualche altra informazione, è quella che va in Africa, in particolar modo 6-7 paesi, tra cui l'Angola, il Sud Sudan, la Sierra Leone, l'Uganda, l'Etiopia e altri. Diciamo che la caratteristica principale è quella non solo, non tanto di fare una politica emergenziale, che cerco di gestire l'emergenza e basta e vado via. No, perché sappiamo che è una politica assistenziale in Africa come anche in Italia, in realtà serve a gestire l'emergenza ma non poi in lungo termine. Quindi noi siamo medici che siamo durante il nostro percorso di studi e la possibilità di andare in Africa, diciamo che spendiamo gran parte del nostro tempo non solo a essere utili in acuto, ma a capacitare le persone del posto a essere in grado di farcela senza di noi. Questo è la cosa principale, perché questo può far sì che loro riescano a sopravvivere anche senza di noi, anche quando noi saremo via. Cioè noi diciamo che il nostro ruolo sarà ottimo, sarà realizzato quando non serviremo assolutamente più, quando in realtà le persone del posto saranno in grado di farcela da sole. In che modo? Attraverso i corsi per ostetrici, corsi per medici, pubblicizzando le lauree, facendo in modo che anche loro possano avere lauree in medicina e avendo poi ovviamente su tutto il contesto, quindi anche sulla possibilità di acqua, sulla malnutrizione, sulle cure. Però ovviamente sappiamo che se un soggetto non è sano non potrà avere la forza tale da poter essere un lavoratore, quindi sono cose strettamente legate fra di loro. Quindi è importante avere persone sane, bambini sani, affinché loro stessi possano essere artefici del loro destino. Quindi in realtà ora vi dirà Camillo anche più di me, che sta più in Etiopia, qual è la nostra esperienza e niente, questo è più o meno quello che diciamo noi. Abbiamo bisogno, i soldi che noi usiamo, la cosa positiva è che siamo un'onda ancora molto piccola, anche se abbiamo grandi sostenitori, soprattutto musicisti, devo dire la verità, tra cui anche Nicolo Fabi, che forse c'è questo legame, un po' di sensibilità particolare nella musica verso l'Africa e verso il nostro modo di operare. Siamo un'onda piccola, cioè i soldi che arrivano a noi arrivano realmente a destinazione, e questa è una cosa di cui siamo abbastanza orgogliosi. Sappiamo che con 15 euro riusciamo a dar vita a 15 vaccinazioni, a differenza dell'Italia e di altri paesi, loro non vedono l'ora di avere le vaccinazioni contro il morbillo, noi invece anche se le abbiamo a disposizione e le abbiamo gratis, non ce le facciamo. Ora questo è un appunto ovviamente da medico che dovevo fare. E sappiamo anche che se abbiamo 80 euro riusciamo a garantire un parto sicuro. Quindi insomma cifre che da noi sembrano non nulla, ma che effettivamente cambiano le vite, e non è solo retorica. Passo la parola a Camillo, grazie. Grazie. Io vi volevo dire, allora, quello che ha detto Grazie ovviamente rientra pure nel nome del QAM, che è
con l'Africa e non per l'Africa, come nel senso lei spiegava, cerchiamo di rimanere lì il meno possibile per formarli e non tanto per aiutarli direttamente. E l'altra, diciamo, prerogativa del QAM, quando io ho iniziato a seguire un po' le attività, dicevano sempre l'ultimo miglio, dicevo che sarà quest'ultimo miglio. E l'ho capito un po' andando, io ho avuto la fortuna e l'opportunità di andare durante il mio percorso di studio in Etiopia per un mese, e l'ultimo miglio sarebbe la possibilità di aiutare le persone nei punti più sperduti di paesi che già in realtà sono sperduti di per sé perché le condizioni sono quelle che sono, e non focalizzarci, diciamo, su ospedali magari nelle capitali o nei grandi centri, ma anche ambulanze o comunque centri medici nei posti più remoti, per evitare situazioni. Ora un momento un po' così, mi piace raccontare questa storia perché è una cosa che ho visto con i miei occhi e penso che finché le persone non la sentono, non la vedono, è difficile da immaginare. Ovviamente questa è la storia di un bambino che si rompe il braccio, cosa al pronto soccorso del gemelli, se ne vedono 10-20 al giorno regolarmente, si mette il gesso, un problema per la maggior parte delle volte si risolve così. Questo bambino stava in un centro lontano da qualunque grande centro abitato, cosa fa? Va dal guru del villaggio, che pensa in modo, diciamo, pure abbastanza intelligente di fasciarlo, di immobilizzarlo, ovviamente non con gesso ma con, diciamo, delle palme. Il braccio del bambino si infetta, conclude la storia, il bambino è stato amputato. E questa è una cosa che, nel senso, sì, si sente, magari si vedono nei telefilm, però finché uno non lo vede o non lo sente, appunto, non si rende realmente conto della fortuna che abbiamo noi di avere comunque la sanità, tanto spesso ci lamentiamo della sanità che abbiamo noi. E in realtà con poco riusciamo anche, lei ha fatto l'esempio dei parti, ha fatto l'esempio dei vaccini, ma anche le ambulanze che vanno a cercare queste persone nei posti più sperduti, con pochissimo si possono aiutare. Quindi vi chiedo un minimo sforzo e un po' di aiuto, pure non tanto per noi, ma per loro che stanno lì. Ok, quindi un po' a loro, grazie, che al di là, insomma, della qualsiasi offerta vogliate darci è gradita, ovviamente, ma ci sono anche dei piccoli, tra virgolette, benefit, tipo gadget e li vengono direttamente dall'Africa, ci sono delle matite per esempio di cui sono innamorato, fatte a mano, e quindi, insomma, se volete, al di là di questo, seguiteci e tenete conto anche delle nostre attività, e ci fa piacere, insomma. Questo è quanto, noi siamo all'entrata per qualsiasi altra cosa. Grazie a tutti, grazie Daniele. C'è stato un mio amico una serata che ha detto: io non ho aiuto il QAM, ha avuto 5-7 anni di sfiga totale, mi ha dato male il tutto, e la moglie gli ha messo pure la carne con un medico. Un medico che andava nel QAM, che è la premiata. Allora io vi esorto ancora una volta a non fare gli indifferenti, abbiamo così tante occasioni per farlo nella vita di tutti i giorni, però alle volte è facile essere indifferenti quando qualcuno non ci vede, però passando lì, andando via fuori sulle scalette, è proprio brutto che, insomma, non passiate lì a dare anche un centesimo. Ancora un applauso a loro. Avete visto la voce, e io la riconosco bene, tremante, delle persone per bene che dicono la verità. Ancora un applauso a loro. Io ho ancora un'altra grandissima gioia, quella di poter presentare una grandissima artista incastonata, se così possiamo dire, al Cotton Club, dalla Francia, una voce che difficilmente dimenticherete. Clara, per voi, in un grande classico,
ci allieterà non soltanto i timpani, ma anche lo spirito.
successo qualcosa? Hai sentito che pronuncia? Perfetta, eh? Ancora un applauso a lei. Io, a chi fosse fatto dei strani mentre Renato Gattone gioca col microfono, giustamente è un gattone, quindi gioca e se ne va, è casa sua. Renato Gattone, il Cotton Club, l'unica cosa. Dicevo, se qualcuno si fosse mai immaginato che io farò mai quelle meraviglie che ha fatto Clara, dimenticatelo, io non ho questo gioco di bacino che c'ha lei, quindi dimenticatelo. Io però vorrei omaggiare un grande, visto che questa è una serata particolare, io mi piace molto questo sposalizio di cui avevamo parlato all'inizio. Avete visto che bello poter unire i testi, le liriche di Renato Zero con tanta meraviglia. Sono questi i matrimoni che mi piacciono, che portano nuovi panorami, nuove possibilità. Chissà che domani qualcuno di voi non entrerà in un negozio di dischi e si comprerà il disco delle Mer o qualcos'altro. È questa la nostra lotta, la nostra resistenza, perché la resistenza culturale è l'unica cosa che ci è rimasta e dobbiamo farla, non possiamo tirarci indietro. E qui ci voleva e ci sta un applauso, ma non per me, perché vedo che ci sono tante cose belle, ma se non diamo una spolverata ai libri dei nonni e questi ci levano la corrente e non funziona più Wikipedia, nella migliore delle ipotesi siamo perduti, quindi manteniamoci da parte questi volumi impolverati dai nonni. Io vorrei omaggiare un grande, anche se era grande ma era piccolo, era molto peloso, ci siamo capiti di chi stiamo parlando, di un animale, ce ne fossero come lui. L'abbiamo perso qualche tempo fa, ma in realtà non l'abbiamo perso perché ci ha lasciato talmente tante di quelle cose sulle quali sognare, ma non perdiamo tempo in chiacchiere perché c'è una canzone che parla di lui. Ragazzi di qui
hanno fame, lo sai, di scoprire e capire chi sei. Sotto tutto quel pelo freddo non sentirai, da te sempre stato, mentre inverno da noi. Il senso della durata e la forza di un sì, hai già vinto la sfida, anche per chi ti seguì. Già. E di noi questa notte perché...
cerca me. Thank you.
ringraziare il Cotton Club nella figura di Francesco, che non so dove sia, ma vorrei ringraziare lui per averci dato questa opportunità, questa sfida, perché il jazz è un po'... si deve chiarire con il pop e deve capire le distanze, e per me in particolare, loro sono abituati al jazz, ai luoghi dove si fa musica veramente, senza togliere nulla a chi mette i dischetti, ma chi vive e dorme sullo strumento come fosse la cosa più preziosa che ha, ed è la cosa più preziosa che ha. E questi musicisti che voi vedete, che ci hanno deliziato, sono persone che vivono con lo strumento. Non lo mettono in cantina e lo prendono quando vanno a suonare, con tutto il rispetto per quelli che mettono i timbri alla posta e che magari fanno il carrozziere o l'avvocato, che si vogliono divertire. La mia non è una polemica, non sono per niente nato per fare polemiche, però sono nato per esaltare l'arte. Oh.
al mio destino è cielo e non lo sa. E non c'è pietà per chi non crede, si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ho bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi andavo già, rubandomi la libertà, il cielo. Quanti amori conquistano il cielo. Abbastanza stringe il cielo, tanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce e non lo vuole, gli spermatozoi. L'unica forza a tutto ciò che hai, ma che uomo sei se non hai il cielo.
non è un problema, ti telefonerò. Regalato questo CD, oggi è un competitor, ma insomma
ero già felice, perché il segreto poi è essere felice di quel poco che si ha o quel tanto. L'importante è avere la distanza giusta, capire qual è la distanza. E io ero felice di avere questo CD, lo tenevo come un oracolo, ma era un CD, era un pezzo di plastica dove dentro c'erano delle basi. Stiamo parlando dell'altro millennio, dell'altro secolo. E in realtà non ho la sensazione, non ho l'idea, o forse sì, chissà, chi può dirlo, magari forse lo sapete meglio voi di me, ma avendo quel CD con le basi, non lo so se mai avrei immaginato di suonare con dei maestri, con delle persone così. È così deliziosa. Grazie, io finisco qui. Ho esaurito il mio tempo e chissà che non avremo dell'altro. Ringrazio il Cotton Club, ringrazio il CUA, ringrazio tutti questi musicisti bellissimi. Stefano Scartocci, che è stato l'anello di congiunzione con il CUA. Tanti voi, ragazzi. Tanti voi. Come un follower, come un musicista deve essere in questo progetto che poi ha investito Stefano e poi questi altri due birbaccioni e immensi musicisti. Grazie, grazie di essere stato con voi, grazie di cuore, grazie.